Non a caso siamo qui nei laboratori di FBK, Fondazione Bruno Kessler, perché per conoscere, come ci ha già anticipato Mauro Casotto, la Green Energy Storage, i laboratori di Fondazione Bruno Kessler sono essenziali, come sono essenziali i ricercatori, ricercatori come Edoardo Macchi. Edoardo Macchi si occupa di batterie a flusso, accumulatori. Il mercato dell'energia è un mercato straordinario che avrà degli scenari di sviluppo incredibili. Si ipotizza circa un 400 miliardi di dollari, 169 solo in Europa. Allora, di cosa ti occupi? Ricercatore FBK, Edoardo Macchi. Buongiorno a tutti, innanzitutto qua in FBK stiamo supportando la startup Green Energy Storage per lo sviluppo della propria batteria a flusso. In FBK stiamo dando un supporto in particolare sullo sviluppo delle celle per le batterie a flusso in modo da fare un upscaling della tecnologia passando da celle molto piccole testate in laboratorio a delle batterie vere e proprie sulla scala dei 10 kW o anche con potenze superiori. Quindi essenzialmente nel gruppo Ares ci occupiamo dello sviluppo della tecnologia per l'ottimizzazione della cella da un punto di vista fluidinamico ed elettrochimico. Le celle sono il componente essenziale per la batteria a flusso, in quanto in queste celle avviene la reazione di ossidoriduzione che è alla base del funzionamento stesso della batteria. Inoltre in FBK si sta dando un supporto alla Green Energy Storage anche per lo sviluppo di sistemi di controllo avanzati predittivi grazie all'unità Embedded System e lo sviluppo di nuovi materiali in collaborazione con l'unità FMPS. Facendo un esempio pratico, si parla spesso, i cittadini ne conoscono le batterie a ioni di litio, quale sarà la differenza o qual è la differenza? Facendo un esempio pratico anche di utilizzo. Certo, ma la principale differenza della batteria a flusso è la possibilità di disaccoppiare la potenza e l'energia, quindi ciò dà molta flessibilità in termini di utilizzo. Le batterie a flusso possono essere utilizzate per applicazioni principalmente energy intensive, quindi grandi sistemi di stoccaggio utilizzati in ambito stazionario anche per supporto della rete, quindi stiamo parlando di stoccaggi di megawattora, se non gigawattora di energia, ma anche per invece applicazioni di piccola scala dove c'è un'importanza anche dell'aspetto potenza, quindi in ambito magari residenziale per sopperire eventuali picchi di potenza oppure per compensare, diciamo, la produzione energetica da rinnovabile nei periodi di picco di richiesta energetica come di notte quando, diciamo, non sono presenti le fonti rinnovabili. Ecco, quando si parla di energia, energia su grande scala, energia di rete, l'energia che arriva nelle nostre case, si parla di energia che difficilmente è stoccabile, accumulabile. I bacini dei grandi impianti idroelettrico funzionano da batteria e la ricerca invece va a cercare proprio come stoccare l'energia. Assolutamente, attualmente infatti i principali stoccaggi utilizzati per la rete sono stoccaggi idroelettrici, questi rivestiranno ancora un ruolo molto importante, tuttavia come ben sappiamo questi impianti hanno un impatto sull'ambiente molto rilevante e quindi le batterie avranno un ruolo sempre più importante nel sistema energetico. Sia le batterie che chiaramente altri sistemi come l'idrogeno per uno stoccaggio invece stagionale che allo stato attuale le batterie non possono fare in quanto hanno dei tempi di stoccaggio molto inferiore rispetto all'idroelettrico o all'idrogeno. A che punto siete con la ricerca? Ma la ricerca è in uno stadio abbastanza avanzato. Qua per le batterie a flusso si stanno sviluppando, diciamo, stanno facendo un upscaling della tecnologia per poterla portare a, diciamo, a potenze elevate, ma soprattutto anche per la riduzione dei costi, che è un elemento fondamentale per poter permettere l'utilizzo di queste tecnologie nell'ambito residenziale come anche su applicazioni di grande scala, per cui il costo è l'elemento core in sostanza. Allora, grazie Edoardo Macchi, ma non finisce qui il nostro viaggio all'interno di questi laboratori, incontriamo infatti un altro ricercatore.